Allora vorrei chiedere a Berlusconi perché secondo lei lui ha testardamente evitato di fare insieme il leader che ovviamente adopera la propaganda per allargare i suoi consensi, ma anche il candidato a diventare l'uomo che guida il paese, che quindi deve sapere che su certe cose non si scherza. E restando qui, ciascuno di noi non sente bene quello che dicono gli altri. Quindi io spero di aver capito la domanda finale. Io ho detto che se c'era uno che gli aveva detto a Salvini non esagerare, era Berlusconi. Sì. Cioè, perché non l'ha ascoltato? E questo bisogna chiederlo a Salvini, non a me. però lei gliel'ha detto in tutte le salse. Sì, io ho letto il libro di Bruno Vespa, ho trovato molto molto interessante i primi 12 capitoli che hanno spiegato i motivi perché il fascismo è riuscito a sopravanzare gli altri partiti che non hanno saputo rispondere all'abilità di Mussolini anche con un accordo tra di loro e come ha notato il direttore c'è stata molta confusione, molta distanza l'uno dall'altro, molta incapacità in quei partiti e quindi nel 1922 il fascismo è diventato una vera dittatura. Quindi 1925 direi, cioè sì, 1925. Quindi ha illustrato il dottor Vespa quella situazione con dei particolari molto precisi che io credo tutti quanti faremmo bene ad avere presenti. E ha fatto sotto sotto il paragone con quella che è la situazione attuale, dove peraltro non c'è nessuna possibilità che ci possa essere un nuovo Mussolini, in questo caso interpretato da Salvini, anche perché gli altri partiti non sono nella situazione di ignoranza, di incompetenza dei partiti che consentirono la ascesa al potere come dittatore di Benito Mussolini. Ora, per tornare alla domanda del direttore, io direi che non c'è neppure nella più piccola parte in Salvini l'idea, la volontà di diventare un uomo di potere. È stata assolutamente sbagliata quella frase in cui lui ha chiesto i pieni poteri. Voleva probabilmente dire che soltanto essendo al governo con una maggioranza si poteva intervenire sulla situazione italiana con delle leggi che avrebbero migliorato la vita, l'esistenza degli italiani. E lui con me si è lamentato dicendo, accusandosi di aver sbagliato. Ma forse quella frase è anche un po' colpa mia, perché io gli avevo spiegato, non una volta soltanto, che quando si è al potere si ha a che fare con una serie di ostacoli che non ti consentono di realizzare compiutamente il tuo programma. Quali sono gli ostacoli? Per esempio, io li ho avuti, il fatto di non avere il 51% da parte degli elettori e quindi di dover avere vicino a sé degli alleati non sempre all'altezza di quello che dovrebbero come ministri fare, non sempre leali nei confronti di chi guida il governo.